Questo consiglio intercomunale che esprime forte la volontà di stare insieme è un atto politico che prepara gli aspetti e gli adempimenti formali che hanno un ruolo importante nelle politiche del territorio. Già in passato questa sala è stata sede di consigli intercomunali con la partecipazione anche di alcuni di voi per il mantenimento in vita dei servizi essenziali, poste, salte e cose similari. Quei consigli sono andati tutti a buon fine, perché c'è stata unione di intenti senza personalismi nell'interesse delle comunità. Con questo auspicio ritengo che quello che andiamo a celebrare porterà risultati positivi, non solo a breve ma a lungo termine a favore del territorio e delle sue popolazioni. Quella di stasera è una data importante, se non storica, se si pensa che un'altra assemblea plenaria tra le popolazioni dei 5 comuni si svolse nel 1520 nella piazza di Gioia per l'approvazione degli statuti dello Stato di Gioia in Occidente. Stasera invece siamo chiamati a celebrare il mantenimento in vita dell'accordo di programma stipulato nel 1996 tra i 5 comuni dell'antico Stato di Gioia, teso allo sviluppo del territorio in comune con iniziative turistiche, culturali e produttive. Quella di stasera è una vetrina eccezionale, ma anche un'occasione di grande valenza territoriale che può aprire delle prospettive anche di sviluppo del nostro territorio, oltre che di collaborazione a tutti i livelli tra enti comuni e popolazione amministrata. Un cilento interno che vuole riappropriarsi del proprio futuro, con le comunità che viaggiano a braccetto anche se sotto diverse campanili stupendamente dipinti da Mario Romano. Abbiamo il dovere di stare insieme per rispetto ai nostri concittadini e in particolare alle giovani generazioni. Lo sforzo di stare insieme deve avere il supporto di tutti, di maggioranza e minoranza amministrative, senza colorazione politica. Non è tempo di polemiche ma né di contrapposizione. Ce lo chiede il territorio e i suoi abitanti. L'iniziativa del 1996 fu davvero un atto importante e ancora attuale, che percorreva i tempi dell'associazionismo, e di questo va dato atto a tutti i sindaci di quel periodo, con in testa di Enrico di Gioia, Giovanni di Vita di Moio, Antonio Santoro di Orria, Silvio Baratta di Peritto, Nicolino Botti di Salento, e ai componenti dei consigli comunali che nel lontano 1996 approvarono questo tipo di associazione tra i comuni dell'antico Stato di Gioia.